Oggi, alle prove, Don Antonio ci ha chiesto se abbiamo mai visto arrivare la bella stagione in campagna. Giovanna, la violoncellista, ha detto che da piccola, prima che morissero i suoi, si ricordava di bene, mi dispiace, ma questa volta dovremmo fare a meno di te. L'ha interrotta Don Antonio. L'ha fatta uscire dalla stanza, accompagnandola di persona. È andato a cercare un'altra ragazza per sostituirla. Poi ha ricominciato a interrogarci. Nessuna di voi ha visto la primavera in campagna? No. Neanche una volta. Siamo cresciute qui dentro. Abbiamo fatto gite in barca fra le isole, ma non abbiamo mai attraversato le campagne. Mi piacerebbe vedere la terra che fiorisce. Sì. Perfetto. Preparatevi. Ci ha illuse. Ci ha fatto credere che stesse organizzando un'escursione per noi in posti che non avevamo mai visto, dove non eravamo mai state. E tutto questo non come premio, ma per studio, come preparazione al lavoro, per farci sentire i suoni della terra e del cielo e farci suonare meglio. E invece ci ha truffate. Benissimo, care. Ora faremo il giro del mondo e del tempo con l'immaginazione. Diventerete tutto. La gentilezza e la furia. Avete ogni cosa dentro di voi. Ne avete anche il coraggio. Siete pronte. Ha scritto un pasticcio di suoni che imitano i rumori delle stagioni. Le due piccole frasi musicali all'inizio del concerto primaverile si chiudono con una nota più lunga, una rondine che stride. Il suo verso incide l'aria, incide il cielo per versare fiotti di aria nuova da quel taglio. Non siate così aggraziate! Fate gridare la rondine alla fine della frase. Ci ha detto Don Antonio alle prove. Nelle prime note si sentono arrivare le rondini, poi il calore si irradia nell'aria, l'acqua si libera dal ghiaccio e corre via. Di colpo un temporale fa tacere gli uccelli, ma dura poco. Il pastore russa dopo pranzo, il cane abbaia, si danza prima del tramonto. Uomini e donne fanno festa. Don Antonio, che cos'è una festa da ballo? Non l'ho mai vista. Come si danza fra uomini e donne? Non lo so. E come facciamo a suonarla se neanche noi la conosciamo? Voi? Come vorreste che fosse? Come immaginate il modo di essere felici insieme degli uomini e delle donne? Qui si devono sentire i contadini che suonano le zampogne, dice Don Antonio indicando una pagina dello spartito. Ma che cosa sono? Sacchi pieni di fiato, stretti sotto il braccio. L'aria esce fischiando una nota sempre uguale. Su un'altra canna invece le dita tappano i buchi e li aprono. Ma abbiamo soltanto strumenti a corda. Dovete farmi sentire il sacco bucato che perde fiato. Con i violini e le viole. È un gioco continuo a mascherarsi, a fingere di non essere ciò che siamo, a imitare strumenti che non abbiamo mai sentito e che non possediamo. Facciamo finta di non suonare ciò che stiamo suonando. Facciamo sembrare i nostri violini cose e paesaggi, animali e rumori e perfino altri strumenti.
e perfino altri violini stravolti, suonati male da contadini che li strimpellano saltellando da una gamba all'altra dopo aver bevuto troppo. Il cuculo e le tortore insistono, i passi li fanno baruffa, il vento si allunga, diventa sempre più pesante. Un giovane contadino si mette a piangere, la stanchezza si accascia dopo il lavoro. Le mosche, i calabroni, rotolano i tuoni laggiù in fondo, si avventano sulla campagna. Diventiamo la tempesta, siamo la tempesta. La burrasca esplode, devastiamo, spacchiamo il bel tempo. Più forte, siete la tempesta, diventate burrasca, ragazze, diventate burrasca. E io sono stata tutto questo, burrasca, tempesta, tuoni, lampi. Ho pianto nel sentirmi diventare tanta furia, oltrepassando me stessa. Mi sono commossa di potermi trasformare in così tanto e ho avuto pietà di me, ma senza compatimento. Ho pianto di non poter essere semplicemente io, quando posso diventare cose tanto diverse, tanto forti, io che non chiederei nient'altro che poter dire sono qui, sono Cecilia, sono tutta qui.